Siete decisi a dargli una sistemata, eh? Come? Avete cominciato a ripararla! Ma che riparare, riparare? Noi siamo venuti per demolire! Demolire? Ma chi comanda qui? L'ingegnere! Forza, ragazzi, forza! Smollonate! Forza! Si può sapere perché sta demolendo la mia nave? Sì, ordine dell'armatore. La nave è stata venduta come rottame e perciò dobbiamo demolirla. Ma come? Io sono il capitano e non ne so niente. Lei era il capitano, ma niente nave, niente capitano. E va bene. Ma gli arretrati, la liquidazione, non c'è proprio niente per me. Mi dispiace, neanche una lira. Ma le serve tutta questa gente per demolire la mia nave? Perché lei come farebbe? Così! Wow! The one for
capitano! Senti, me la daresti una mano? Per farne che? Guarda, 5 contro 1. Ti sembra giusto? Se quelli mi beccano, mi tritano come un hamburger. Su, scendi. Beh? Vatti a infilare in quella cassa laggiù. Grazie! Cos'è, la mongolfiera? Tiralo giù. Sta bene su. Ah, sì? Metti giù quella cassa. Prego, prego, accomodatevi pure. Forza, ragazzi! Tiriamolo fuori! Ma dov'è? Si è sbriciolato! Ehi! Rompiscatoloni! Ehi, ma tu stai sempre sotto coperchio. Grazie, capitano. Mi hai salvato dal massacro di Fort Apache. Certo che tu c'hai un diretto che sembra il Trans-Europa Express, eh? Solo un colpo fortunato. Non credo proprio. Guarda che io c'ho l'occhio, eh? Sono del mestiere. Quello lì non era un colpo fortunato. Sai come mi chiamano a me nell'ambiente? Rocky 6! Chi sono? Sta attento che le botte in testa fanno male. Senti, ma dimmi la verità, tu di box te ne intendi, eh? Ma, un po'. Allora, guarda, è proprio il destino che ti manda. Me la daresti una mano? Un'altra volta, e va bene. Ma non dicevo quella. No, guarda, io posso darti solo questa di mano, mi dispiace. Ti saluto. Ma no, aspettami, capitano! Capitano, ti prego, ammiraglio! Commodoro, aspettami! Sento proprio che sto per toccare il fondo. Appunto. Can I let him through then? All right. So long. Tu puoi anche entrare. Grazie. Karate team, get ready for practice game. Clear back, clear line. Hey, buddy, use your left on that back. Now use your left, huh? You hear me? Use your left.
Nostalgia, eh? Penso di sì. Per questo voglio andarmene via. Ti accompagno dal capitano Larsen, si occupa dei civili. Vedrai che un imbarco lo trovi. Io non ho molte pretese. Posso fare di tutto. Il secondo ufficiale, il nostro uomo, il mozzo. Guarda, guarda, il mondo si fa ogni giorno più piccolo. Ci si ritrova sempre. Tu hai avuto il coraggio di venire a chiedere un piacere qua dentro. Non ti preoccupare, se prima avevo una ragione per andare via, adesso ne ho una di più. Ti muoviti. Ah, bene, l'avete preso finalmente. E se non era per lui, facevamo prima. Nemmeno sei arrivato e già rompi, eh? Da una cassa di whisky, ragazzi. Su, avanti, venite, grazie. Andiamo. Allora, amico, come stai? Stammi a sentire. Pido, ti stai dando troppo da fare. Perché non ti calmi? Mi sono spiegato. È l'ultimo avvertimento. No, non voglio sorpresa. Non mi fa sciogliere, no. Guarda, lo vedi quello? L'incontro lo deve vincere lui. Perciò rassegnati, hai capito? E manda sul ring uno che si fa battere, ok? E invece no! Non mi chiami più Jerry se non trovo uno che ha tenete cosa che gli fa ricrescere tutti i capelli! Levati dalle scatole. Lascialo stare, è piccolo. I rompiballe come te, io li spacco in due! Non sei mai stato veloce, Roscoe Dunn. Non ti ricordi? Tu hai la memoria corta. Guarda che non schiodi di qua se prima non mi saldi il conto. Parola di Roscoe Dunn. Certo che hai avuto fegato a rispondergli a quel modo. Hai corso un brutto rischio. Sì, fegato di merluzzo. Perché se non c'eri te io parlavo così, col cavolo. Io passavo subito, mi buttavo per terra a scendiletto e gli dicevo: prego, mi passi pure sopra. Anzi, guarda, gli offrivo anche una brioche. Certo che tu, non per offendere, però sei uno che metti un bel po' di sicurezza, eh? È un bell'affare. Bell'affare sì. Adesso una manona scelta me la devi dare per forza, eh? Perché quello lì non ti fa mica partire, te lo dico io. Oh, pronto? Sei in linea? Oh! Mi scusi, ma ho dovuto rimediare quello che c'era. Comunque ho fatto del mio meglio, sa? Perché oggi il locale è chiuso, allora. Guardi, può scegliere tra i tagliolini in bianco e le seppietine al vasetto. Oh, bravo, i tagliolini. Anche a me piacciono molto. Con le seppiettine. Scusa, sorellina, per piacere. Che c'è? Che vuoi? Niente, ma vorrei parlare di box. Grazie, andare. Io invece no. Un po' di formaggio? Ah, sì, sì, grazie. E stai attenta, gallina! Oddio, che cosa ho fatto! E poi nemmeno ci va il formaggio sulle seppie! Sì, ma io lo metto dappertutto il formaggio, anche nel cappellato! Senti, torniamo a noi, Lo dico, ma hai ben presente contro chi ti sei messo? Guarda che il sergentone americano lì, Roscoe Dunn, la bestia, quello lì, insomma, qui da noi è come Bernacca, fa il bello e il cattivo tempo. Guarda che come un polipone, c'ha le mani dappertutto, te lo giuro, sai, dal traffico del whisky al contrabbando delle gomme americane. Usate. Anche. Per secondo le ho preparato, sì. Un po' di gamberetti e un po' di bruttini di mare. Ecco qui, brava, questi ci mancavano proprio, adesso siamo a posto. Ascolta, se tu mi aiuti, io mi prendo la più grossa soddisfazione della mia vita. Capisci che se vinciamo quell'incontro, la mia palestra, anzi, la nostra palestra, diventa piena così di atleti e potremmo fare veramente dello sport a livello professionale, con gente valida. Ma davvero le piace così tanto il mare a lei? Quando è calmo, sì. E quando è agitato? Quando è agitato lo calmo io. Ah, buona questa! Ma lui non è un vero marinaio. Lui è uno che è nato con la box nel sangue. Come è nato? Pring! Gli hanno fatto una bella pera di box. Avresti dovuto vederlo, il capitano. Hai presente Roscoe lì, il King Kong dei poveri, l'americano? Lui, con un colpo solo, l'ha bloccato. Bah!
Ma davvero è così forte? Forte? Lei? Esagerato! Senti qua che muscoli! Ah! Senti, senti! Basta! Tocca, prego, tocca, prego, tocca! Oh, mamma mia! Anche Susanna è d'accordo. Se vuoi rimanere, di tuo alloggio è assicurato. Sì, sì, non si deve assolutamente preoccupare. Allora, cosa hai deciso? Ma di che? Mi aiuti o no a trovare questo pugile? Fantasy, fantasy. Tempo! Svelti, tutti qua i miei atleti, pronti! Avanti, parata generale! Ecco, questo è il mio team, Team e Jerry. No, adesso te li presento ad uno. Allora, questo qui è Prosecco, detto anche Sylvester Stangone. Oddio, è un po' alto, però formato tessera fa la sua figura, eh? Tickelegam, quante volte te l'ho detto? Per piacere, eh? Oh, poi qua abbiamo un altro pezzo grosso veramente della palestra, signori Silos. Salve. Il mostro seguente, invece, è Ciuffo di Cuoio, un pugile che abbiamo preso in prestito dalla NASA. Per arrivare alla vera libidine, anzi alla doppia libidine di questa palestra, che è Piddu Testa di Olbia, che a vederlo così non gli daresti niente, però quando vola a tappeto sembra la lisarda. Avanti Piddu, dai, fatti vedere dal maestro, spiegati, dai. Io sono il cagliaritano Piddu, sì, ambisco al titolo della mia categoria, pesi più. Facciamo piumino, eh. Ok ragazzi, pronti, tempo, ma avanti a sudare sulla battigia, forza, muoversi, movimento, pedalare. Che te ne pare, eh? Beh, io non vorrei sembrarti offensivo. Mi dispiace per te, ma qui di pugili veri non ne vedo nemmeno uno. Non ce n'è per forza, dove li vuoi vedere? Guarda che io ho l'occhio, per queste cose. Io sono dell'ambiente, ma qua gli uomini sono quelli che sono. Ma come si fa ad accettare una sfida con un campionario simile? C'hai ragione. Con un campionario così al massimo metto su una rappresentanza di zombie. Senti, ma tu mi prendi in giro e non me lo vuoi dire? Io? Sì, proprio tu. Adesso tu non mi crederai, ma guarda che io un pugile ce l'avevo. Oh, ma un pugile vero, eh? Era una belva. Guarda, c'avevo un gancio che poteva trainare una roulotte. Solo che il sergentone mongolo lì me l'ha spaventato. Non so cosa gli ha detto. So che adesso fa il maggiordomo a Dallas a casa di JR. Quando è la data dell'incontro? Ah, beh, per quello c'è tempo, eh? Dunque, il mio compleanno è fra 2 anni... 2 per 7 fa 21, fra 6 giorni. È un'idea talmente pazza che potrebbe anche essere divertente. Ma io con la box ho chiuso. Sì, è stata una grande passione, ma come tutte le passioni, finisce che ci resti scottato. No, scusa un attimo, ascolta, ma non capisco. Se tu questa passione ce l'hai dentro, perché la combatti? Perché? Perché dovrei cambiare il mondo. E il mondo ormai non si cambia più. Perciò è meglio che me ne vada, e anche subito. Cercherò un imbarco, se no lo sai come finisce? Che io do retta a un mezzo matto come te. Grazie per i tagliolini alle seppie. Prego. E auguri per l'incontro. Vai, vai. Tanto lo so io come si affrontano le difficoltà. Non è la prima volta. Anche se al momento non saprei proprio dove sbattere la testa. Ho trovato. Arrivo! Salve, capo. Tutto a posto. Virtù, eh? Peccato però che debba ripartire così presto. Meglio presto che mai. Arrivano le forze armate, largo! Siamo arrivati, ragazzi! Fatti santo! Barista! E
Ehi, hey, Cook, voglio il miglior whisky che hai nel locale, capito? Balla, balla! Oh, ma tu guarda chi si rivede! Balla! Che c'è? Guarda, guarda in giro, dagli un'occhiata. Ah, ho capito. Sei proprio in un bel casino, eh? Già. Come quella volta a Hong Kong. No, no, peggio. Come quella volta a Rio. Ma no. Ma sì. Ho capito. Devi tagliare la corda, vero? Esatto. Va bene. Non ti preoccupare, noi salpiamo domani. Ti imbarco io. Piuttosto, dove vogliamo vederci? Non te ne fare accorgere. Approfittiamo dell'oscurità. Ci vediamo al Molo 6 domani sera. Che postaccio. Perché non ci si vede a casa mia, Barba Nera? Oh? Ma vattene, va. Adesso basta. Dammi lei. Tu non imbarchi proprio nessuno, capito? Il tuo amico sta bene dove si trova. Ma il tuo guaio è che non sei veloce. Mostri adulata! Pronti all'attacco! Kamikaze! Mi dispiace, è stata colpa mia. Devi averla fatta grossa, eh? E quelli là non scherzano. Io però ti imbarco lo stesso. No, no, non ti preoccupare, non voglio che corri altri rischi. Vattene via. Scusa un attimo. Fermi! Talag 17! Circoncidiamoli tutti! Sì, tu, là! Sì. Tu, là! Tu, là! Tu, là! Là? No. È tutta vostra. Operazione Strip. Io sono il cagliaritano Fidu a Misco. Amelia! Please, 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 magica bula, magica bula, bidi bi body bi bu! Oh! No! Sì? Aia! Aia! Come on! Buia! Come on! Oh, per piacere! Hey, where you go? Non mi ammetti, wow! I'm so sorry. Sorry. Ma perché sei tornato? Ma state sempre a rompere le scatole. What? Sì, mister! Quello lì ha detto che i sardi sono tutti dei pirla! Ci penso io! Vai, Elisarda! Vola! Io sono... Come on, pirla! Vai che l'hai centrato! Vai! Io sono... Io sono il cagliaritano Pitu! E ambisce il titolo della tua categoria! Vabbè, non è successo niente! Vieni via! Ragazzacci! Sì, amore. Sì, tesoro.
Certo che ti amo. Chi è? È tua moglie. Pronto. Il telefono. La tua voce. E io ti bozzico. E ti ribozzico. Ehi, Jerry! Vieni qua. Tu che c'hai l'occhio? L'hai mai visto un destro così? Beato te che lo vedi. Io c'ho tutti gli occhi occupati. È fantastico. Si chiama Giorgio Desideri, ma tutti lo chiamano Giorgione. Ha 20 anni, fa il meccanico quando capita. Un po' di sport l'ha fatto, nuoto, canottaggio, disc jockey. Oh, il pugilato non sa neanche dove sta di casa. Però ha già fatto cazzotti con degli americani che davano fastidio alla sua ragazza. Come canta? Si arrangia. Orologi, sigarette, arrivate Giorgione, tutta roba che è una bellezza. Orologi, la mettere a barba, accendini. Accattato, le secche intere, pacchetti sciolti dopo. Sono originali. Ecco, vieni, vieni. Giorgione li guida tutto oggi. Ecco le sigarette, ecco. No, vieni qua. Oh, le sigarette ti fidi. Pigliate, ma me li vuoi dare i soldi? Devi tutti... È lui che cerchiamo. Te lo acchiappo io. E via, più veloce della luce. Che c'è? Sei stanco? No, sono proprio morto. Lui no, però. A forza, potenza e scatto. Lui può diventare un campione. Se lo dici tu. Là! Ecco, è lì dentro che stanno rovinando l'atletica. Quando bacio ti sento come il terremoto. Oh, ma io scherzavo! Ma questo è il terremoto davvero? Oh. Devi cominciare a pensare un po' meno alle donne, eh? Ma questa è la mia ragazza. Buonasera. Durante gli allenamenti non bisogna sprecare energie, e tu lo sai. Ma tu chi sei? Che vuoi? Beh, io sono il tuo manager. Manager? Ma guarda che io non sono mica un pugile. Da stasera sì. Muovi quel tronco, svezzo! Schiva! Forza, vai, piegati sul tronco, devi schivarlo, schiva! Schiva, schiva! Schiva! Sembri un torso! Muoviti! Schiva! E adesso più veloce, via, via! Fermo con le gambe, finta sul tronco! Via così! Via! Schiva, schiva! Salta, anatra la mancia! E vattene! Continua, schiva, continua così, schiva. Sempre col busto, schiva! 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 Caro amico, ti schivo! Piegati, di più, ancora. Bravo Giorgione! Che fai, già il divo? Girati! Avanti, schiva a destra e poi a sinistra. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Adesso devi cercare di colpirla.
Occhio, mi raccomando. Gambe, non restare mai fermo. Guardami dritto in faccia. Guardami in faccia. Testa sgombra, nessun pensiero. Concentrazione massima sull'avversario. Ma quante riprese dovrò resistere? Nessuna. Non avresti scampo. Devi attaccarlo subito al primo colpo di gong e se lo fai boxare ti massacra. Lui è un pugile vero. Hai pochi secondi a disposizione. Salta! Ah, ma hai rincuorato. È una parola. Ascoltami bene. Siamo alla sera dell'incontro. Immagina di essere sul ring. Ricordati che il tuo avversario è il sinistro lento. Lui cercherà di entrare con quello. Tu pari il colpo con questo braccio, entri sparato allo stomaco e poi giù al volto. Solo così puoi farcela. Proviamo. Entra. Entra. Forza. Dentro. Dentro. Solo il sinistro. No! Sei lento. Ma dai, Giorgione, mi sembri già suonato. Ma è facile, l'ho imparato anch'io. Guarda, stai attento, eh. Tu, Pocardossi, vieni qua. Sì. Quando ti chiamo, vieni, subito. Comandi. Allora, sparami un doppio carpiato sinistro all'indietro, qua, sul ma volto. Ma veramente, mister, non so se è il caso. Ossario, per piacere, eh. Avanti, sparalo. Vabbè, se proprio insisti. Arrivo. Non fare come lui, eh. E che so pazzo. Sembra facile, vero? Nella box non si inventa mai niente. Io mi ricordo la rivincita tra Sonny Liston e Cassius Clay nel 65. In pochi secondi Clay mise giù il grande orso cattivo. Un colpo memorabile. E tu dovrai fare lo stesso. Ci conto, eh? Ok. Dai, torna all'angolo. Così va meglio. Partire e domani all'angolo ci sarò io. Fame, 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 fame. Oh, dammi qua. Ecco la tua bistecca alla Bismarck.
Bismarck. No, scusa, ma Bismarck dov'è? Che scemo. Scusi, ma lui stasera c'ha l'incontro. Comunque adesso a lei ci penso io. Scusa, ma a tuo fratello qua non ci pensa mai nessuno? Ma guarda che parenti che devo avere io, guarda. Mangia piano. Ma l'hai mai vista tu? Una bistecca così grande? No. Ecco, pallone, vorrei scattare le polpette! La polpetta colpisce ancora! Queste sono speciali per lei, sono polpettine fritte con le patate. Visto che non la dimentico. Quelle non le voglio, eh! Forza ragazzi, spazzola! Questa è per te. Ma non sarà troppa? Grazie. Sentite, sentite ragazzi, io non ci pensavo per niente. Ma visto che me l'avete messo in testa, vi confesso che io questo incontro lo voglio vincere a ogni costo. E sarà meglio per te. Se vinci ci sposiamo. Oh, non dirgli così se non mi perde subito. Per piacere, eh? Ci sposiamo, vero? Te lo giuro. Ah, ma un po' di soldi si abbuscano, se no... Pensa a non abbuscarle tu, campione, che poi per i soldi vediamo in seguito, eh? Oh, brindiamo, ragazzi, avvicinatevi. Forza, mostri e mostra, tutti intorno al capitano, avanti, scattare! E per Giorgione, hip, hip, hurra! Signore e signori, buon pomeriggio a tutti. Per il trofeo internazionale Primo Carnera stanno per salire sul nostro ring Samuel Newman della palestra americana di Camp Lyon da Phoenix, Arizona. Chilogrammi 89,600. E della palestra Forti e Tenaci Giorgio Desideri di Napoli. Chilogrammi 83,700. L'incontro fra questi due dilettanti è particolarmente interessante perché offre il confronto fra due scuole di pugilato tradizionalmente famose e permetterà al vincitore di accedere alla più ardua strada del professionismo. L'organizzazione augura a tutti buon divertimento. Torbari! Sta attento che quello lì lavora in banca, eh? È un grosso incassatore. Buonasera, è Mario Mattioli che vi parla e vi saluta. Sono in mano attacca subito a Livorno, a nuova manifestazione diretta al vai campione torneo, Primo Carnera. Prima ripresa. Vai Giorgione, dagli una bella pettinata lì al tenente Cosa, dai. Ora, ora. Il destro scatta velocissimo. E al tappeto Newman. Incredibile risvolto in apertura del combattimento. Desideri un destro potentissimo e Newman è crollato al tappeto. Ma l'arbitro non ancora non interviene nel conteggio. Si dilunga erroneamente, direi. Uno, due. Newman è a terra, non sembra in condizioni di rialzarsi. L'arbitro interrompe nuovamente il conteggio. All'angolo, va all'angolo! Un comportamento inspiegabile, quello del direttore di gara questa sera. 4! Ma cosa fa quello lì? Conta rallentatore! 5! Avanti, Sam! Alzati! 3. Continua il conteggio, lentissimo! Allora? Ma che cavolo sta facendo? Al tuo posto, svelto, ti squalifica! 6! Arbitro, è una forza questa! 7! 8! 9! All'angolo! Oh, all'angolo! No! Deve andare all'angolo! Facciamo. Vai avanti, vai avanti e dagli dentro! Arbitraggio assolutamente scandaloso, perlomeno fino a questo momento, e riprende il combattimento. Maledizione! Colpi pesanti di Newman a Bertolotti, chiara difficoltà di Desideri, indietreggia. Ehi, troppa pelata, stai calmo, eh! Guarda che vengo su, eh! Vabbè, per questa volta non vengo. Non mollarlo, stagli attaccato! E
chiuso l'angolo Desideri, incalzato dall'avversario. Pesantissimi montanti all'avversario grosso e al volto che scuotono l'italiano. Incredibile risvolto del combattimento. Desideri aveva il round in mano e con esso il combattimento. Il pesamento dell'abito lo sta portando sull'orlo di una punizione incredibilmente pesante. Crolla Desideri, ma il gong arriva a salvarlo. Ma occorre dire dell'attesamento dell'arbitro, un arbitraggio assolutamente inconcepibile. La federazione deve intervenire. Respira forte. Senti, ascolta. È inutile che ci prendiamo in giro noi. Lo sai benissimo. Lui è un pugile e tu no. Perciò dovresti perdere. Ma io sono convinto che tu gliela puoi fare. Gliela puoi fare a vincere. E vuoi sapere il motivo? Perché tu sei un campione e lui no. Mi hai capito bene? Tu sei un campione. Lui non vale quanto te. Perciò lo devi distruggere. E tu sai come. Pari il sinistro e entri allo stomaco. E poi al volto. Forte, picchia forte. Con quella combinazione vincerai l'incontro. Fuori i secondi! Seconda ripresa! Subito al centro del ring è Newman. Ecco il destro ancora di Desideri, scatta il bersaglio grosso. Ancora al volto sinistro e il destro ancora di Desideri. Barcolla sulle corde Newman. È in crisi netta il pugile americano della Camp Lion. Ma resiste. Resiste con la forza della classe. Ancora serie di Newman, Desideri, in difficoltà, scatta il destro. Ancora Newman in crisi, ancora il destro di Desideri, arriva all'avversario grosso, poi al volto. Indietrezza Newman, è una furia, il pugile napoletano a due mani, colpisce molto largo. Tecnicamente abbastanza immaturo Desideri, tuttavia, fa sfoggio di un cuore, di una potenza incredibile. Italiani gambe molli! Macaroni, molto di fame! Adesso giorno! Colpi pesantissimi, valta prima Desideri. Al tappeto Desideri, un montante destro al mento. Momento difficilissimo, drammatico per Desideri. Ha avuto il combattimento in mano, poi una decisione arbitrale ha privato di una vittoria Desideri nei confronti di Samuel Newman. Ho sentito la spugna, quello lì è già svenuto! Ma che fai? Vedrai che adesso si rialza e vince! 5, 6, su, alzati su! 7, 8, il campione! Giorgione, Giorgione, Giorgione! Non dargli tregua, picchia forte allo stomaco! Giorgione, Giorgione! Doppia libidine! Non restare solo sui colpi! Libidine con gli occhi! Ora! Ora! Grandioso da parte del napoletano che riesce ancora a piazzare il suo destro! E crolla di schianto a terra Newman nuovamente! Colpi in scena, non finire in questo incontro, Newman è a terra! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Secchi al mare! Voi, pescatori, indigeni! A fuoco, al fuoco! Acqua! Acqua! Rosario, presto, vieni qui, per piacere! Vai al mare con gli altri! Dai, presto! Nel nome di Cassius, svuotate tutto il Golfo Persico! Salviamo lo sport! Avanti! I grotti della malora! A me, presto! Silos, svuotati! Ma così!
cos'è? L'inferno di cristallo! Dove vai? A spegnere il fuoco! Ma guarda che è un incendio, non è una spaghettata, cretino! Lo so! Avanti a me! Ti do il berretto! Ha negato, ma vedi! Pista! Via, via, circolare! Tu da destra, voi da sinistra! Dobbiamo questo mezzogiorno di fuoco! No! Al mare! Tutti al mare! Tutti uniti, fratelli, con la catena di Sant'Antonio! Ma come fanno i marinai? Boh! Forza, forza che è scoppiata l'afa! Avanti, fratelli! Avanti, mostri! Non intracciate lo slalom, tu! Ciccia Bomba, cosa fai con questa? Ti faccio vedere io come si domano le fiamme! Acqua gettata dall'acqua! Ma non a me! Aiuto! Guardali qua i miei sogni. Tutti in fumo. Forse è meglio così. Ma come vi arrendete presto? Sì, è vero, si può anche andare al tappeto. Fa parte del rischio. Ma l'importante è rialzarsi in tempo. E il conteggio è appena cominciato. Fantasy. Le fa libidine questa macchina, Si faccia vedere? Guardi, lei con quel popò di faccia può avere solo questa macchina. Suoni la trombetta, suoni! Bravo! Osserva! Sedile rotante e autosterzante. Sì. Con mangia nastri, mangia cassette e volendo, se c'è bisogno... Ma guardi avanti! Anche le polpette, non c'è problema. Adesso tutte le libidini di seguito. Dunque, antenna rotante, Goldrake! Poi questa qui prende tutte le radio private, eh? Ci siamo capiti. Luci psichedeliche, guarda l'effetto psicosomatico. Sì. Barbettina bianca, sì, oh! Io le dico solo una cosa. Se lei compra questa macchina, fra l'altro, rischia di fare un investimento. Attento, attento! Subito! Lei è un commendatore! Per il pagamento le faccio un leasing, un mutuo agevolato, no, una sauna finlandese! Guardi che non ce n'è di macchine così in giro, glielo dico io! Glielo dice uno scemo qua! Professore! Guardi che una macchina così non la trova neanche a Disneyland, L'avviso! 5 milioni! 5 milioni! Guardi, 4 e 8 subito, il resto con comodo, in 3-4 mila rate giornaliere! Ingegnere! Dottore! Infermiere! Ma... siamo rovinati. Ma so io cosa fare. Arrivo! Oh, cosa è successo? Oi, oi. Oh, se prendevo il monumento mi facevo meno male. Non è il momento di spaccarsi la testa. Bravo. E adesso come la ricostruiamo la palestra senza grana? Col pecorino? Vieni con me, ho un'idea. Forza, diamoci da fare. No. Ciao, Jerry. Ciao, Orridi. Dove vai? Vieni qua, aspetta. Dammi retta, punta tutto sull'olandesone. Buono. Vai, vai! Take it away.
ridotto maluccio, a quanto pare. Può darsi. Solamente chi è stretto alle corde può pensare di far soldi in questo modo. Già. Ho saputo che la tua palestra è andata a fuoco. A proposito di questo, io ho trovato qualcosa che ti appartiene. È tuo, no? Ultime scommesse! Ti servono i soldi, vero? Io te li posso dare. Eccoli qua. Il prezzo fallo tu, ma voglio quel ragazzo. Posso farne un campione. Voglio togliermi questa divisa e rientrare nel giro vero, quello grande. Niente da fare, amico. Quel ragazzo non è in vendita. E va bene, ho capito. Hai fiutato l'affare, eh? Mi riguarda è diverso. È l'unico modo per chiudere i miei conti con la box. Chiaro? Banco! Io sono Pete. Piacere. Copro il banco. Perché? Hai paura che prenda freddo? Dai qua che con un tiro spezzo la fune. Dai, corsa. Per 3,5 milioni, pronti, via! Fai, mi lasci da solo, tira! Mamma mia! Dai, dai, dai! Se mi aiuto anche San Bambessa! Forza, capitano, dai! Dai, capitano, con le manone sante, tira! Dai! Dai! Siamo rovinati! Dai, non dargli corda! Per il capitano! Viva il mio capitano! Ciao campioni! Ciao Gianni! Ho portato i bagioni! Fa anche rima! Forza, muoviti, gioco di gambe, dai! Guardalo negli occhi, guardalo negli occhi! Non mollarlo mai! Come si chiama il tuo prossimo avversario? Giacomoni Attilio, chilogrammi 95 e 500! Detto anche tritolo. Ti farà saltare in aria se continui a stare così aperto. Avanti, attacca, che aspetti? Coraggio! Basta, Dischero, basta, non ce la fa più! Sono 5 giorni che prendo le botte, ma gonfiato come una zampogna, torna a Piombino! Dai, adesso asciugati.
Si può entrare? Una visita di cortesia. Già, eccolo il Puccino. Sta tranquillo, non te lo rovino il tuo campione. Voglio solo controllare se ha la stoffa. Avevo proprio bisogno di un nuovo sparring partner. Il primo me l'ha già rotto. Mi sembra piuttosto grezzo il ragazzo. Ci devi lavorare ancora molto, amico. Grazie per il consiglio. Figurati, non c'è di che. E tu dagli ascolto, ragazzo. Poche persone conoscono la box come Bud Graziano. Graziano? In arte, bomber. Bomber. Ma come? Non gliel'hai detto? Sei sempre il solito modesto, bomber. Forse lui non lo sa chi è Bomber. Dovevi sentirlo, il pubblico del Madison, quando lui saliva sul ring. Bomber, bomber, urlavano. Ma non era solo un grido, era un tuono. Allora lui li bombardava, i suoi avversari. Nessuno li resisteva, nessuno. Purtroppo, l'incontro più importante della sua vita lo ha perduto. Oh, poverino qua. Bomber, urlava la gente. Ma non gli fu di grande aiuto. Perché il grande Bomber aveva trovato uno molto più forte di lui. Diglielo, Bomber. Diglielo il nome di chi ti batté quel giorno, se hai coraggio. Coraggio, ex Bomber! Sentiamo questo nome! Non è che ce ne voglia poi molto. Chi mi ha battuto è lui, Roscoe Dunn. Ciao, mister. Ciao. Sei stanco? Un po'. Sai cosa dicono di te? Che la prima volta hai vinto per fortuna. Ma io lo so che non è così e tu dovrai dimostrarlo. E se vincerai, vuol dire che ho visto giusto. Sono anni che mi porto appresso questa. Speravo tanto... Girati. Di trovare un pugile della mia taglia a cui andasse bene. E adesso credo di averlo trovato. In bocca al lupo, campione. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Giorgio! Un destro alla bomber. Oh, ma cos'è un iceberg questo qui? La felicità. E mangiare un panino con dentro un bambino la felicità. Ma non sarà pericoloso? È un pugilino che dà tappettino la felicità. Volevo domandare io. La felicità. Ma non sarà pericoloso? Ma quale pericoloso?
capita più. Qui è come fare la schedina di lunedì. E parli bene tu, scommetti con i soldi miei. Pure con i miei. Miserabili. Guardate che dopo mi dovete ringraziare. Perché Giorgione, quello lì, lo manda giù alla prima ripresa, te lo dico io. Ma non sarà pericolosa la scommessa clandestina? È questo che stavo per dire io. Ma ragazzi, il tutto è di una semplicità addirittura mostruosa. Allora, si va dal distributore di benzina, si dice la parola d'ordine, il benzinaio capisce e accetta la scommessa. Ma tu la sai la parola d'ordine? Perché ho la faccia di uno che non la conosce? Guarda, la parola d'ordine è geniale. Finocchio. Benzina? Finocchio. A chi tu l'ha detto, Finocchio? Hai visto che era pericoloso? Ma no, la parola d'ordine era giusta. Era il benzinaio che non era Finocchio. Eccolo lì, quello giusto. Metti la freccia. Diglielo tu. Va bene. Veramente, mister... Ti ho detto, diglielo tu, per piacere! Va bene, mannaggia morta. Buongiorno, come va la... Finocchio. A me mi sa che hai sbagliato tutto, benzinaio e parola d'ordine. Giusto, sì. Giorgione lo do a 30. E se vincete pigliate un sacco di soldi. Li stiamo già investendo in bot. Basta adesso, ti prego. Io lo dico per te, domani hai l'incontro, devi essere in gran forma. Non ti preoccupare, Piccieri, sta tranquilla. Io a quell'incontro ci tengo più che a te. Vi ricordo che dovete combattere lealmente al massimo delle vostre possibilità. Buon combattimento e che vinca il migliore. Via. Fuori secondi. Prima ripresa. Vai, Giorgione, spezza la guerra a nocchio. Già entrato nel vivo e Iacovoni arriva al volto del suo avversario con un diretto sinistro. Bellissima azione di Iacovoni che infila la guardia dell'avversario con una serie di destri e sinistri. Esci dalle corde, guarda avanti sulle gambe, vai, vai col montante. Sai Giorgione, rompilo. Spaccagli l'appendicite, Giorgione. I due pugili non si stanno certo risparmiando. Hanno già sul volto i segni della lotta. L'azione di Iacovoni si fa sempre più incalzante. Siamo rovinati. No! Il destro! Tira fuori il destro! Stupendo uppercut per il destro di Iacovoni e l'arbitro interviene per separare i due. Iacovoni attacca di nuovo, ha capito che l'avversario non è in grado di difendersi. No!
4, 3, 2, 1. Gol finito, cazzo. Ecco il gong che salva Desideri da un sicuro knockout. Come potete ben vedere, il pugile è molto provato e a malapena raggiunge il suo angolo. Forse è il caso di... Ma che cosa ti succede? Far vietà il carattere di questo pugile, decantato solo per il suo destro che oggi non ha avuto modo di usare. Ti vuoi decidere a chiudere la guardia? Ora vai lì sotto, cerca di farlo scoprire. Ricordati il tuo colpo. Tira fuori quel destro. Dacci dentro! Fuori secondi. Aiuto! Box! Seconda ripresa. Davvero avvincente, i due pugili si scambiano i colpi con una violenza inaudita, rischiando ad ogni secondo il knockout. Allo zigomo qui, sparo qui! Sappiamo se sarà in grado di rialzarsi. 2, 3, 4. È fatta, Club. 5, 6, 7, 8. Resisti. 9. Out. Vabbè, sono un uomo anch'io, non so. Giorgione non è nessuno. Io non sono nessuno. Tu vedi qualcuno? Sì. Come sì? No. Per forza, chi vuoi vedere? Non sono nessuno. Appunto. E poi, come dice Mario Merola, l'importante è partecipare. Adesso cosa stiamo qui così? Perché Giorgione ha perso. Non lo so io! Arrivo! 2 militari, un ragazzo e un ridotto male. Questa te la puoi tenere. Io non tengo la tua taglia. Senti. Senti. Le prediche cominciano tutte allo stesso modo. Lo sai che a me non mi piacciono le prediche. Nemmeno a me. Ecco, allora siamo d'accordo. Stasera non è successo niente. Non è mai successo niente, capito? Tu non conosci me, io non conosco te. Basta, stop, chiuso, finisci. Dove sta il campione? Voglio vederlo da vicino. Prendo la mia vittoria come ai vecchi tempi, Bomber. E sono il più forte. Thank you.
Ma tu che vuoi da me? Niente. Fai l'esattore per Krupp, eh? Quelli mi pagano bene. Contento tu? Sì, sì. Ma è meglio così. Tanto la box non è roba per me. E poi eri tu che ti hai rimesso in testa chissà che cosa. Sì, hai ragione. Ho sbagliato io. Il destro ce l'avevi. Ma è a sinistra che sei deboluccio. Non è vero. Io quell'incontro potevo pure vincerlo. Ma mi hanno rifilato un sacco di soldi. È solamente per cadere alla seconda ripresa. Lo sapevo. Ma non sai perché mi sono venduto? Perché mi hanno detto la verità su di te. Altro che campione. Ha avuto paura di fare la rivincita, il favoloso Bomber. Basta! Su, non avercela con lui. Non è colpa sua. Quello che gli hanno detto su di me è vero, dai. Scusa, capitano, allora, fammi capire bene. Dunque, hai perso l'incontro con Roscodan. Ti sei rifiutato di fare la rivincita e hai lasciato la box. Proprio così. Allora avevi paura. No. Ma scusa, che motivo avevi per abbandonare la carriera? Non è il caso di parlarne ora. Adesso mangiate, su, mangiate tutti. Poi mi sono fatto una romana, una napoletana, una siciliana, una... come si chiamava? Margherita, che fra l'altro mi sta anche sullo stomaco perché fa la capricciosa, va bene la libidine, ma un uomo ha i suoi limiti, per piacere! Mangiate, Pitu, anche tu, avanti! Forza, Silos, mangia e bevi, coraggio! Ma capitano, scusa, tu parli, ma non stai mangiando niente. No, no, io devo ancora cominciare. Oh, a proposito, mister, ma qua chi è che faccia i soldi? Nessuno. Ah, allora ti ho capito. Ti vuoi vendicare, eh? No, no, vendicarsi non serve a niente. Vedi, Jerry, Giorgione lo hanno messo al tappeto, ma io farò di tutto perché si rialzi e vinca il suo match più importante, quello con la vita. Su, andiamo. E adesso, Krupp, comincia a fare il conto. Forza, spingi quel ditino! Arecchiare! È da bere per tutti! Ragazzi! Stappare! Ridere! Bere! Ehi, metti in conto anche quello che si rompe, eh! Allora adesso mi faccio due birre. Allora questo la metto qua. Anzi no, questa me la bevo alla spina. Ehi, Krupp! Allora! Quant'è la sciocchezza? Capitano, 3 milioni e 2 più IVA! È ancora poco! Allora avanti, sciambola! Mamma mia! Ma che fai? Testa di orca, ti è piaciuto? Anche a te, piattola! Vedete, eh? Lo fanno rompere! Tiro al piattamo! Con questi, 4 milioni esatti! Astirotonti! Ragazzi, il piatto piange! Appunto! Hey!
conto, amico. Il conto me lo mandi a casa. E a quale casa? Qui non si fa credito. Ma insomma. Ma dico, dappertutto mandano i conti a casa. Sono un gentiluomo, sai. E noi no. Ah, beh. E in questo caso vi do un anticipo. Cercavi me? Sì. Beh, sono contento, sai. Vuol dire che hai deciso di tornare a lavorare con noi. No. E allora che vuoi? Devi pagare il conto di ieri sera. E tu che c'entri? M'hanno mandato per pigliare i soldi. Già, fai l'esattore adesso. Devi pagare. Ah, ho capito. Hanno mandato te perché fra tutti i picchiatori sei quello che picchia più forte, vero? Sì, è così. Ti sei scelto proprio un bel lavoro. È un lavoro come un altro. Bene. E allora fallo, perché io non ho intenzione di pagarti. No, tu mi paghi, e come? Cosa si fa in questi casi? Ci si mette in guardia? Si rimane fermi ad aspettare? Magari il colpo di grazia qui alla nuca? Eh? Che si fa? Ricominciamo con le prediche adesso. Avanti! Dammi quei soldi! Beh, non hai imparato niente di quello che ti ho insegnato. Non solo non sei un campione, ma nemmeno un picchiatore. Avanti! Me li devi dare! Alzati, campione. Ti ho appena toccato. Gentaglia. Avresti tutta la stoffa per essere un uomo, un vero campione. E invece ti comporti come un pupazzo. E ora vattene via. Io? Via. Pazzo. Deve essere più preciso quando entra coi colpi. Così li fa soltanto il solletico. Vieni. Mi raccomando, Giorgione, eh? Ci vuole decisione, sicurezza, fermezza. La conosco bene io, questa marmaglia. Bisogna affrontarli face to face, cheek to cheek. Come on, boys, ti faccio vedere io. Impara, eh? Occhio. Avanti, muovi di più quelle gambe, sempre piantato in terra. Ehi! No, 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 ma che fai? Ci vuole grinta, devi essere più cattivo. Ehi! Vai, vai! Oh! Cosa vuoi? No, niente, c'è il mio amico che vuole parlarti. Tempo! Beh, che c'è? È tornato il coraggio tutto insieme, per caso? O hai alzato il tuo prezzo? Volevo dirti che io torno a combattere. Che cosa vuoi fare tu? Ma se te la fai sotto se uno alza la voce. Ti sei montato la testa? Guarda che non sei nessuno. Forse, ma tu non mi fai più paura. Ma davvero? Andiamo, dimostramelo allora. Non qui. Come preferisci. Dove ci vediamo? Bene. Africa, in un incontro regolare, capito? Oh, la Madonna! Che dito! Se mi pesca due belle trigliette, gliele faccio alla livornese col sughetto, sì.
mi prendo un merluzzetto e glielo faccio al guasetto, sì. E se pesco una balena, come me la fai? Ah! Bomber! 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 Capitano, incredibile, fantastico! Giorgione! Ti ha fatto correre un'altra volta. No! Rosco! Rosco ti ha fatto correre? No, Giorgione! Ma ti sei impazzito? No. L'ho sfidato perché voglio quella rivincita che tu non ti sei mai potuto pigliare. È più forte di te, quello ti massacra. Se m'alleni tu, no. Ma sei abbattuto anche me. Non è vero. Non ti ha abbattuto. T'ha fatto spezzare le mani prima dell'incontro. Ma tu l'hai affrontato lo stesso. Non ho mai avuto le prove che sia stato Rosco. E poi non ne voglio parlare. Se sei così pazzo da affrontarlo, ricordati che hai un'arma sola. Il tuo destro. Se lo fai funzionare, puoi farcela. Forza con quei pesi! Più veloce, più veloce! Time! Shit, dopo another 3 seconds! Ehi, campione, inutile che ti alleni, c'è un solo campione, si chiama Rosco Dunn! Novità?
Senti, io non sono abituato a pregare, perciò non pretendo che mi ascolti, però te lo dico uguale. Io non lo so perché voglio vincere, forse per Claudia, forse per me, o forse perché, come dice Bomber, bisogna sempre combattere nella vita. Che cosa vuoi da me? Niente. Solo parlarti da amico. Approfittiamo per ringraziare gli organizzatori dell'incontro che hanno scelto la nostra stupenda città e questo meraviglioso pubblico per la calorosa partecipazione. Al peso che si è svolto questa mattina, i pugili hanno accusato rispettivamente chilogrammi 84,700 e 83,700. Capitano, è nello spogliatoio. Problemi? Nessuno. All'angolo di Giorgio Desideri vi è Bud Graziano, il famoso bomber di qualche anno fa, che interruppe la sua carriera proprio dopo un incontro con Roscoe Dunn. Mi raccomando, non cercare di buttarlo giù alla prima ripresa. È una vecchia volpe, tienilo a distanza, hai capito? Lascialo sfogare. Up. Fuori i secondi! Go get it! Prima ripresa! Se desideri in avanti, Roscoe Dunn velocissimo, comunque gli gira intorno, ancora insiste di... Palazzetto dello sport subito in occasione del primo round. Spalco il destro! Il destro! Ma Roscoe Dunn non si fa fregare nel reagire, sono le sue serie più pesanti che mette in difficoltà l'italiano. Non lasciargli spazio! Forza Giorgione, spaccagli il grugnone! Giorgione! 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 Giorgione!
finalmente Desideri si era aperto la strada molto bene con il sinistro, poi il destro non è scattato. Forza, vai col destro! Velocissimo il campione statunitense. Ancora i suoi montanti al corpo che mette in difficoltà Desideri, che riesce a reagire ma è fermato dai precisi colpi dell'americano. Cerca di tenerlo, via dalle corde! Desideri non affonda i suoi colpi, lavora molto bene con il sinistro, lo porta sia in zero che in montante. Poi quando si fa strada dalla guardia dell'avversario non affonda il destro, che ripeto è la sua arma principale. Ancora Desideri chiuso dai colpi pesanti di Roscudano, ma reagisce. La sua è una maschera di sangue, perde sangue dal naso. Sotto, sotto, non restare fermo sulle gambe! Esci dalle cru, fuori! Box! Incalza nuovamente Roscudan, il giovane napoletano, incapace di reagire, incapace di difendersi. Ora è un gioco da ragazzi. Giorgione. Allora, quanto ti hanno dato questa volta? Non rispondi, eh? Solo un pugile che si è venduto l'incontro può perdere come stai perdendo tu. Con un destro come il tuo, io... Jerry, taglia un po' qui. T'ho spezzato una mano. Sul ring si sale per vincere o perdere, non per farsi massacrare con una mano fratturata. Ma perché l'hai fatto? Perché l'hai fatto anche tu, Bomber. Perché mi hai insegnato che bisogna sempre combattere. Non ci si deve mai arrendere. Fuori i secondi! Quando inizia il secondo round è nettamente in vantaggio Roscudan. Suona il gong della riprese. Seconda ripresa. Ma cosa fa? Fuori, fuori! Fuori! Non l'hai persa l'abitudine, vero Rosco? Vieni avanti. Lo posso usare questa volta il destro. Vieni avanti. Su, campione.
Piacere, eh? Fantasy.